Vocazioni. Due storie di bambini, quella di un importante filosofo inglese, Colin Wood, 1889-1943, e quella di un famoso torero spagnolo, Manolete, 1917-1947. La prima mostra come il daimon possa fare irruzione all'improvviso in una giovane vita. La seconda mette in luce i travestimenti e i tortuosi occultamenti cui esso a volte ricorre. Mio padre aveva moltissimi libri. Un giorno, quando avevo 8 anni, la curiosità mi spinse a prendere da uno scaffale un libricino nero, sulla cui costola era scritto «L'etica di Kant». Come iniziai a leggerlo, incuneato tra la libreria e il tavolo, fui assalito da una strana sequela di emozioni. Dapprima mi prese un'intensa eccitazione. Avevo la sensazione che in quel libro si succedessero cose della massima importanza, su argomenti della massima urgenza che io dovevo assolutamente capire. Poi, con un impeto di ribellione, venne la scoperta che invece non ero in grado di capire. Quel libro, pensai con un senso di indicibile vergogna, era scritto con parole inglesi e con frasi che seguivano la grammatica inglese, eppure a me sfuggiva completamente il suo significato. Infine, l'emozione più strana di tutte, la certezza che il contenuto di quel libro, anche se non lo capivo, fosse, non so come a far mio, una cosa che mi riguardava personalmente, o meglio, che riguardava un me stesso futuro. Non c'entrava però il desiderio, non che volessi, nel senso comune del termine, padroneggiare da grande l'etica kantiana, ma ero come se mi fosse alzato un velo a rivelare il mio destino. Poi, gradualmente, mi sentii come se mi fosse stato addossato il peso di un compito, la cui natura non avrei saputo spiegare se non dicendo «devo pensare». A che cosa non sapevo, ma quasi ubbidendo a quel comando rimasi in silenzio, con la mente assorta. Il filosofo che avrebbe concepito importanti opere di metafisica, estetica, religione e storia era stato chiamato e a 8 anni incominciò a esercitarsi a filosofare. Suo padre gli aveva fornito i libri e la possibilità di consultarli, ma era stato il daimon a scegliere quel padre ed era stata la curiosità del daimon ad allungare la mano verso quel libro. Manolete, bambino, non lasciava affatto prevedere il futuro torero. L'uomo che avrebbe innovato radicalmente lo stile e l'idea stessa di corrida da bambino era timido e pauroso. Delicato e di salute cagionevole, a 2 anni per poco non era morto di polmonite. Al piccolo Manuel interessava soltanto dipingere e leggere. Se ne stava sempre in casa, attaccato alle sottane della mamma, tanto che la sorella e gli altri bambini lo prendevano in giro per questo. Al suo paese lo ricordavano come un ragazzino esile e malinconico, che vagava per le strade dopo la scuola, perduto nei suoi pensieri. Raramente si univa agli altri ragazzi per giocare al calcio o alla corrida. Le cose cambiarono verso gli 11 anni. Allora nient'altro contava per lui se non i tori. Una trasformazione davvero radicale. Alla sua prima corrida, Manolete, che aveva da poco smesso i calzoni corti, resiste a piede fermo, anzi viene ferito a linguine. Ma non ne vuole parlare e non vuole essere accompagnato a casa dalla mamma. Ritornerà insieme ad altri ragazzi. Si è costellato l'eroe. Dalla sua ghianda lo chiama un qualche mito eroico. Aveva sempre avuto sentore della sua vocazione? In tal caso è naturale che il piccolo Manolete avesse paura e si aggrappasse alla madre. Le sottane della mamma erano una metafora. O non le stava già usando come la cappa del torero? È naturale che si tenesse alla larga dalle corride tra ragazzi in strada, rifugiandosi in cucina. Come avrebbe potuto un bambino di 9 anni guardare in faccia il suo destino? Nella sua ghianda c'erano tori neri di molte tonnellate e dalle corna come rasoi che lo caricavano, e tra di essi Isleo, il toro che lo squarciò da linguine alla pancia, dandogli la morte a 30 anni e il più grande funerale che la Spagna avesse mai veduto. Colin Wood e Manolete illustrano un dato fondamentale. Le fragili competenze di un bambino non sono all'altezza delle richieste del daimon. I bambini sono intrinsecamente più avanti rispetto a se stessi, anche se a scuola prendono brutti voti e rimangono indietro. Una possibile strada è quella di spiccare la corsa,
come il piccolo Mozart e altri cosiddetti bambini prodigio che hanno la fortuna di avere una guida valida. Un'altra consiste nel tirarsi indietro e tenere a bada il daimon, come faceva Manolete nella cucina di sua madre. L'impeto di ribellione che assalì Collingwood era la reazione alla sua inadeguatezza. Il bambino di 8 anni non aveva l'altezza di Kant, ma Kant era affar suo, una cosa che lo riguardava personalmente. Una parte di Collingwood era troppo sprovveduta per decifrare il significato del testo. Un'altra parte non aveva 8 anni, non era mai stato un bambino. Altri 2 esempi simili illustrano lo scarto fra le capacità del bambino e i bisogni del genio. Il primo riguarda la pioniera della genetica, Barbara McClintock. Il secondo, il famoso violinista Yehudi Menuhin. Riferisce Barbara McClintock, ricevette il premio Nobel per le sue ricerche che richiedevano il tipo di riflessione solitaria e di manualità che a lei procuravano il piacere più profondo. Quando avevo 5 anni chiesi che mi regalassero degli attrezzi. Mio padre mi comprò degli attrezzi adatti alle mie mani. Non attrezzi da adulti, ma non erano quelli che volevo io. Io volevo attrezzi veri, non dei giocattoli. Anche Menuhin voleva cose che le sue mani non erano in grado di adoperare. Il piccolo Yehudi, quando non aveva ancora 4 anni, sentiva spesso, seduto con i genitori in galleria al Courant Theatre, gli assolo del primo violino Louis Persinger. Durante uno di quei concerti, chiesi ai miei genitori di regalarmi per il mio compleanno un violino e Louis Persinger come maestro. Convinto di esaudire così il suo desiderio, un amico di famiglia gli regalò un violino giocattolo di metallo con le corde di metallo. Io scoppiai in singhiozzi, scaraventai l'oggetto per terra e non lo volli vedere mai più. Poiché il genio non è limitato dall'età, dalla taglia, dall'istruzione o dall'esercizio, tutti i bambini nutrono un'ambizione smodata. Hanno gli occhi più grandi della bocca e allora il bambino è narcisistico, vuole attirare l'attenzione, le fantasie di onnipotenza, per esempio, vuole attrezzi e strumenti che non è in grado di maneggiare. Ma da dove viene l'onnipotenza infantile se non dalla grandiosità della visione che accompagna l'anima in questo mondo? I romantici avevano capito l'intrinseca grandiosità dei bambini. Non hanno forse detto: «E veniamo al mondo lasciandoci alle spalle una scia di gloria?» Le mani di Barbara non erano capaci di sollevare un pesante martello e le braccia di Yehudi erano troppo corte e le dita non avevano l'estensione sufficiente per un violino della misura grande. Ma la sua visione lo era, di misura grande, per poter contenere la musica che aveva in testa. E doveva assolutamente avere il violino immaginato, perché Menuhin sapeva istintivamente che suonare voleva dire essere. Notiamo qui che il daimon del piccolo Yehudi rifiutava di essere trattato come un bambino, nonostante il bambino in carne e ossa avesse solo 4 anni. Fu il daimon a fare il capriccio, a pretendere la cosa vera, perché suonare il violino non è divertirsi con un giocattolo. Il daimon non vuole essere trattato come un bambino, non è un bambino, nemmeno un bambino interiore, anzi, può essere molto insofferente di questa contaminazione, di questa incarcerazione dentro il corpo immaturo di un bambino, di questa identificazione tra la sua visione perfetta e un imperfetto essere umano. L'insofferenza ribelle è, come dimostra l'esempio di Yehudi Menuhin, una caratteristica primaria del comportamento ispirato dalla ghianda. Se esaminiamo l'infanzia della scrittrice francese Colette, scopriamo che anch'essa era affascinata dagli attrezzi del suo mestiere. A differenza del destino di Menuhin, che scattava come una tigre, il suo, più simile a un gatto francese che sonnecchia sul davanzale, stava in attesa sornione, procrastinando la propria necessità di scrivere con l'osservazione dei tentativi paterni. Un po' come Manolete, Colette si tirava indietro, per proteggersi forse. Come lei stessa racconta, l'avversione nei confronti della scrittura la salvaguardò da un inizio troppo precoce. Quasi che il suo daimon non volesse che lei cominciasse prima di essere pronta ad accogliere il suo dono, prima di aver letto tanto e prima di aver vissuto e imparato ed esercitato tutti i sensi, l'odorato, il tatto. La scrittura con i suoi tormenti non avrebbe comunque tardato, grazie a Dio, ad infliggere la sua vita. Ma Colette
doveva prima assorbire la materia sensuosa da immettere nei suoi scritti. Non soltanto gli eventi percepiti che penetravano nella sua sensuosa memoria, ma la materia stessa, palpabilissima del mestiere di scrivere nella sua fisicità. Benché avesse ripudiato le parole, infatti, Colette provava una vera avidità per i materiali della sua vocazione. Un sottomano di carta assorbente vergine, un righello di ebano, 1, 2, 4, 6 matite di vari colori appuntite col temperino, penne per il tondo e per il corsivo, penne da contabile, penne da disegno non più grandi di una piuma di merlo. C'era lacca per sigillare, rossa, verde, viola, un tampone assorbente, una boccetta di colla liquida, priva di quelle macchie color ambra che spesso ne guastano la trasparenza. Il minuscolo brandello di un cappotto militare, ridotto alle dimensioni di un nettapenne, coi bordi dentellati, un grande calamaio affiancato da uno più piccolo, entrambi in bronzo, e una ciotola di lacca piena di polvere d'oro per asciugare l'inchiostro, un'altra ciotola contenente ostie di tutti i colori per sigillare quelle bianche che ne mangiavo, sulla destra e sulla sinistra del tavolo, risme di carta vergata, rigata, filigranata. Se Menuhin sapeva esattamente quello che voleva, suonare il violino, Colette sapeva con altrettanta certezza quello che non voleva, scrivere. A 6 anni sapeva già leggere bene, ma non volle assolutamente imparare a scrivere. No, scrivere no, non volevo scrivere. Quando si sa leggere, quando si può penetrare nel regno incantato dei libri, che bisogno c'è di scrivere? Da giovane io non ho mai provato il bisogno di scrivere. No. Non mi alzavo la notte in gran segreto per pacchiare poesie sul coperchio di una scatola da scarpe. Non ho mai inviato parole ispirate al vento dell'ovest e neppure alla luna. No, tra i 12 e i 15 anni non ho mai preso bei voti nei temi, perché avevo la sensazione di giorno in giorno più intensa di essere fatta appunto per non scrivere. Ero l'unica della specie, l'unica creatura venuta al mondo allo scopo di non scrivere. Ricapitoliamo quello che abbiamo appreso finora sul modo in cui il destino tocca l'infanzia. Nel caso di Collingwood come un'inattesa allucinazione, nel caso di Manolete e di Colette come un'inibizione che li inducesse a ritirarsi, in McCollintock, Menuhin e Colette, si nota inoltre il desiderio ossessivo di possedere gli strumenti materiali che rendono possibile il suo realizzarsi. E abbiamo visto la discrepanza che esiste tra il bambino e il daimon. Soprattutto abbiamo imparato che la chiamata si fa sentire nei modi più strani e diversi da una persona all'altra. Non esiste un modello generale, ma solo uno specifico per ciascun caso. Tuttavia, il lettore con un orecchio freudiano, esercitato, avrà individuato un fattore comune: la presenza massiccia di padri, il padre di Collingwood, il padre di McClintock, di Menuhin e di Colette. Come se le facilitazioni eventualmente offerte dal padre influissero sulla vocazione del figlio. Questa superstizione parentale, come vedremo nel capitolo così intitolato, è difficile da evitare. La fantasia dell'influenza dei genitori sull'infanzia ci segue per tutta la vita, anche quando i genitori in carne e ossa si sono da un pezzo ridotti a fotografie sbiadite, sicché gran parte del loro potere deriva dalla iena di tale potere. Perché restiamo attaccati alla superstizione parentale? Come mai questa idea continua a farci da padre e da madre e ci conforta? Abbiamo forse paura di lasciare entrare il daimon nella nostra vita? Paura che ci abbia chiamato, che ci stia ancora chiamando e che per questo ci rifugiamo in cucina? Ci ritraiamo in spiegazioni che coinvolgono i genitori piuttosto che affrontare le pretese del destino? Se Colette ebbe l'agio di procrastinare il proprio destino, o di riconoscerlo indirettamente, grazie all'intensità della propria resistenza, Golda Meir, primo ministro di Israele dal 1965 alla guerra del Kippur, fu spinta in prima linea dal proprio quando faceva la quinta elementare a Milwaukee. Golda organizzò un gruppo di protesta contro l'adozione nella scuola di libri di testo troppo costosi per i bambini poveri, i quali si vedevano così negato di fatto il diritto allo studio. Quella ragazzina di 11 anni affittò una sala per tenervi un'assemblea, raccolse fondi, organizzò le compagne, addestrò la sorella a recitare una poesia socialista in Yiddish e infine tenne un discorso all'assemblea. Non era già allora un capo di Stato laburista? La madre aveva insistito perché si scrivesse il discorso da leggere in pubblico, ma ricorda Golda Meir,
A me pareva che avesse più senso dire lì per lì quello che avevo da dire, parole di testa mia. Non sempre il futuro arriva in maniera così esplicita. Golda Meir, donna risoluta e portata al comando, uscì direttamente allo scoperto. Più o meno alla stessa età, Eleanor Roosevelt, anch'essa una donna risoluta e portata al comando, faceva il suo ingresso nel mondo del suo futuro, non con l'azione, bensì rifugiandosi in fantasticherie. Eleanor Roosevelt definì se stessa da piccola una bambina infelice e i suoi anni infantili, giornate grigie, un modo di esprimersi a dir poco minimizzante e ben educato se pensiamo a quello che aveva dovuto passare. Vivevo con la paura costante della follia. Prima dei 9 anni aveva già perduto la madre, che non le aveva mai voluto bene, un fratello minore e il padre, un uomo frivolo e mondano. È una bambina così strana, sembra una vecchietta. Noi la chiamiamo sempre nonnina. Dai 5 anni, se non da prima, la naturale riservatezza si accentuò. Eleanor diventò più cupa, ostinata, scontrosa, acida e inetta. A 7 anni ancora non sapeva leggere e non era capace né di cucire né di cucinare, come ci si aspettava dalle ragazze del suo ambiente sociale. Diceva bugie, rubava, quando era in compagnia, faceva scenate da bambina sociale. Le diedero un precettore che le dava lezioni e le imponeva la disciplina, e per il quale provò un odio che durò per anni. Intanto mi inventavo giorno per giorno una storia che era la cosa più reale di tutta la mia vita. Nella sua storia, Eleanor si immaginava di vivere con il padre, dirigendo per lui la sua grande casa e accompagnandolo nei suoi viaggi. La storia andò avanti per anni, anche dopo che il padre era morto. Oggi il suo caso richiederebbe una terapia, diventerebbe il caso di Eleanor R. Oggi magari, parallelamente a una terapia sistemica della famiglia, Eleanor sarebbe quasi certamente trattata con l'armamentario di psicofarmaci della biopsichiatria, confermandole così con la forza di un dato biologico la sensazione di essere una bambina cattiva. La cattiveria devo averla nelle cellule, come un peccato originale o come una malattia, perché altrimenti mi darebbero queste pillole per farmi guarire come quando ho la febbre e il mal di pancia. Alle sue complesse fantasticherie non verrebbe attribuito alcun valore intrinseco di manifestazione della fantasia del suo daimon e della sua vocazione. Sarebbero ridotte a fughe nell'irrealtà, al limite del delirio. Diminuendo con gli psicofarmaci l'intensità e la frequenza delle sue immagini, la psichiatria avrebbe agio di curare una mente malata, con ciò stesso dimostrando, grazie a un ragionamento circolare, come ciò che ha eliminato fosse davvero malattia. Un altro tipo di specialista, se chiamato a consulto sul caso di Eleanor R., coglierebbe un nesso fra le fantasticherie giorno dopo giorno degli anni infantili e la rubrica giornalistica di commenti sulla realtà sociale che Eleanor tenne in seguito e che si titolava My Day, la mia giornata. Il nostro specialista ridurrebbe il talento di Eleanor nel immedesimarsi nei problemi di tutti gli strati sociali, il suo interesse per il benessere dell'umanità e la sua ottimistica visione a tutto campo. A una reazione di compensazione, alle fantasie solitarie e autistiche delle giornate grigie della sua infanzia. E anche qui un padre. Anche qui la piglio per scivolare in un'interpretazione freudiana, la causa sia delle grigie e delle depressioni, sia della fuga in velleitarie fantasie di onnipotenza e del suo complesso di Elettra, amore per il padre e desiderio di sostituirsi alla madre. Ma, poiché quel tipo di fantasia avrebbe potuto avere un contenuto diverso, che so, fughe magiche, patti segreti, convegni romantici, animali salvifici e nozze regali, la teoria della ghianda propone una lettura molto diversa della fantasia della piccola Eleanor. Il loro contenuto di accudimento e di gestione organizzativa era finalizzato, era la preparazione alla vita di doveri che Eleanor avrebbe vissuto in futuro. Quelle fantasie erano inventate dalla sua vocazione e davvero erano più realistiche da un punto di vista progettuale della sua realtà quotidiana. L'immaginazione le faceva da maestra, istruendo la bambina per i più vasti compiti di servizio che le attendevano. Occuparsi dei bisogni di una famiglia complicata, di un marito paralizzato, dello Stato di New York come moglie del governatore, degli Stati Uniti come moglie del presidente e addirittura delle Nazioni Unite. Le fantasie di occuparsi del padre erano un'esercitazione propedeutica
in cui poter inserire la sua vocazione, l'immensa devozione al benessere altrui.